Diamo il ben trovato a Eugenio Sartorelli, in collegamento con noi investimentivincenti.it. Eugenio, buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, prima di entrare un po' nel vivo della nostra chiacchierata, chiedo anche a te un commento sulla notizia del giorno, che è il piano industriale presentato da Unicredit e dal suo CEO Andrea Orsel, e che tra le varie cose distribuirà 16 miliardi agli azionisti, 3,7 miliardi quest'anno, oltre 17 miliardi di ricavi. Orsel dice M&A sì, se si alza la redditività, e oggi il movimento di Unicredit è impetuoso, più 7,6% in questo momento, raggiunti 12,5 euro ad azione, una candela euforica, per qualcuno pure troppo. Resta il fatto che sta attaccando appunto i massimi di febbraio 2021, che non sono ancora però i massimi pre-Covid in area 14,5. Eugenio, che cosa vuoi aggiungere? No, dico solo che dal punto di vista grafico, adesso appena mi si apre anche a me il grafico vi faccio vedere, è sicuramente importante, soprattutto se si considera la forza relativa rispetto al settore. Se uno va a vedere il settore bancario durante la correzione che è praticamente terminata il 3 di dicembre, la correzione importante registrata sul mercato italiano, il settore finanziario e bancario ha sofferto molto, molto ha sofferto. Invece Unicredit in un certo senso era scesa un po' meno, e poi sul recupero, il recupero che di fatto è iniziato lunedì, invece già si vedeva che Unicredit aveva più sprinti, quindi evidentemente era già un po' telefonata la questione, cosa che interessa al mercato, interessa soprattutto i dividendi, al di là del piano industriale. Se arrivano tanti dividendi, cosa devi fare? Sono tutti soldi che, soprattutto in un periodo in cui l'inflazione non è proprio sotto controllo e probabilmente aumenterà, le società che danno buoni dividendi, e Unicredit li dà. Ma tra l'altro mi stupisce, perché io non vorrei dire una stupidata, non ho fatto i calcoli, ma secondo me ne dà di più Intesa San Paolo, secondo me. Però andrò a vedere i calcoli, magari me lo preparo per la prossima volta. Adesso posso mettere in condivisione il grafico, così si vede il mio, ed è già impressionante. Cioè, ripeto, la discesa, prendendo per il confronto di San Paolo, dove ci capiamo. Chiedo intanto alla regia se riusciamo a mettere in primo piano, eccolo qua, perfetto, sì. Così riusciamo a capire cosa ci racconti, prego. Sì, stavo facendo il confronto con Intesa San Paolo, guardate la discesa Intesa San Paolo, guardate come è stata più impetuosa. Eh sì. Ed è, cioè, Intesa San Paolo, che adesso sono due migliori banche italiane e quelle che sono più internazionali. E il recupero, sì, buono, ma non ha neanche chiuso il gap. Il gap fatto tra il 25 e il 26, che lì veramente i mercati hanno avuto veramente paura in quella fase. Quindi qui c'è stato effettivamente anche qui un gap tra il 25 e il 26 che non ha avuto seguito, stop il 30 novembre, e già dall'1 dicembre recupero. Quindi qui già i ben informati avevano un'idea di quello che succedeva. Breakout oggi, breakout dei massimi precedenti, cioè dei massimi, diciamo, post-Covid, possiamo chiamarli, i massimi pre-Covid sono sopra 14, stanno a 14,5, quindi è convincente, oddio, io ripeto, non ho letto bene il piano industriale, non ho letto bene cosa si aspetta in termini di come si dice, di utili e dei vari multipli, ecco, i multipli aziendali che può avere soprattutto rispetto ai competitor, ma mi sembra di poter dire così a occhio, visto che Intesa San Paolo la conosco un po' bene, e anche Unicredit fino a questo piano industriale un po' di bilanci me li sono visti, mi sembra di poter dire che ci sia una certa euforia. Va detto che Monsieur Orsel, dico Monsieur perché lui è Orsel, che sembra francese, in realtà è siciliano. Credo che la mamma sia francese, però non vorrei dire una stupidata. Mi pare che comunque parla benissimo il francese. Sì. E la mamma deve essere comunque francese, e ricordo che ha venduto il frigorifero agli eschimesi. E adesso ve la spiego. Orsel è quello che ha piazzato Anton Veneta a Montepaschi per una cifra assurda. Assurda. Ed è quella. Famosa Anton Veneta, esattamente, diciamo che lui era JP Morgan, non mi ricordo la società,
Ecco, era lui che aveva prima portato Antonveneta verso Santander per poi piazzarla a Montepaschi per una cifra veramente che ha affossato Montepaschi. Poi ha avuto la possibilità di recuperare questa cosa qua, quando gli hanno offerto Montepaschi a Unicredit, ma giustamente da buon amministratore delegato ha detto: io o mi date top soldi o Montepaschi non me la prendo. Giustamente. Diciamo che ha fatto il suo mestiere, sia prima quando era a JP Morgan, mi pare, e adesso come, come amministratore delegato di Unicredit ha fatto il suo mestiere, quindi il suo mestiere lo sa far bene. Merrill Lynch, ha lavorato a Merrill Lynch, credo. Quello lì. Esatto, mentre invece ti confermo che la mamma è toscano-francese che ha vissuto in Tunisia, quindi sì, il cognome, ecco, spiegato, insomma, per chi magari non lo sapesse, spiegato appunto l'origine del nome di Orsel. Aggiungo, insomma, tu prima dicevi non conosco, do di nuovo qualche dato: oltre 17 miliardi di ricavi dai 16 attuali, utile netto di oltre 4,5 miliardi. Dai 3,3 del 2021, il piano 2022-2024 triennale, un set 1 in calo per remunerare meglio gli azionisti fra cedole e buyback, rapporto costi ricavo visto al 50%, 2,8 miliardi il costo di quella che sarà una trasformazione digitale, poi insomma annunciati anche assunzioni qua e là e tutto poi una serie di altri annunci. Questo per quanto riguarda Unicredit, e in effetti è il giorno di Unicredit. Senti Eugenio, tu che cosa pensi? Pensi che i mercati, dopo quella giornata di paura causando appunto quel gap down che ha creato una sorta di island, adesso quasi tutte le borse europee hanno recuperato quel gap, hanno riempito quel gap, pensi che si possa salire ancora, anche guardando ovviamente gli Stati Uniti? Quindi facciamo un po' di analisi ciclica, poi ti chiedo un po' di Bitcoin ovviamente. Vabbè, oppure certo. Insomma consolidiamo l'area in cui ci troviamo e va bene così fino a Natale. Ma io vedrei tutto con gli occhi dell'analista della volatilità e quindi dell'analista opzionista. Okay. Stocks, visto che hai parlato prima d'Europa, il ribasso della V-Stocks è convincente, ricordo, guardate, era arrivata a 32,5. Cioè, questa è la volatilità sullo stocks europeo, giusto? Sì, il VIX, okay. Dell'Eurostox. Il VIX, questo, perfetto. In realtà è il future, ma cambia poco. Sì. Guardate che roba, questo era a 16 in 3 settimane, ha raddoppiato. Ecco, questo ve lo ricordo agli spettatori che si divertono a vendere opzioni. Ecco, per sbagliare una volta, anche io lo faccio sul Bitcoin, figurati. Però se non sei un esperto, la volta che ti va male, ti bruci tutti i soldi che hai guadagnato negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5 anni, il tuo conto va a zero. Detto questo, quindi attenzione alla volatilità, il ribasso è convincente, perché in 3 sedute è passato dalla chiusura di 30, arrotondiamo, a un valore attuale di 22,5. Questo vuol dire che mi conferma il picco massimo di volatilità che è stato fatto il giorno 3 e mi conferma quindi che probabilmente il giorno 3 è un minimo importante di mercato da cui il mercato sta recuperando con energia. Ricordo che l'energia è forte anche in Europa, solo che c'era stata molta più energia in discesa in Europa rispetto agli Stati Uniti. E veniamo agli Stati Uniti, poi dico cosa penso. Veniamo allo stesso grafico degli Stati Uniti e qui andiamo a vedere il VIX. Il VIX dello Standard & Poor's, sì. Esattamente, andiamo a vedere il VIX. Il VIX, anche lui, da 15, anzi dai, partiamo da qua, da metà novembre, 16 ha fatto una puntata a 35. Altro che due volte, ha fatto anche di più. Quindi in America, e questo lo ricordo a tutti gli spettatori, se non sapete leggere la volatilità, vi consiglio di saperla leggere, perché numeri alla mano della volatilità, questo ribasso dell'Eurostox, guardate questo ribasso, il ribasso è stato molto più importante, ve lo faccio vedere in proporzione ai minimi di inizio ottobre, vedete che l'Eurostox è arrivato fino a 4.000, cioè poco sopra i minimi di ottobre, l'S&P no. L'S&P neanche è andato a scalfire i minimi di ottobre, c'è andato a circa il 50%. Questo in termini di prezzo, ma in termini di volatilità la paura è stata uguale, anzi, in termini di volatilità c'è stato più paura sull'America, e ve lo faccio vedere anche col Nasdaq, più paura sull'America che in Europa.
dove è finito il Nasdaq, adesso lo vado a recuperare, perché sul Nasdaq è stata pure peggio, eccolo qua, sul Nasdaq è stato anche peggio, guardate i numeri, eravamo, vabbè, anche qui eravamo poco sopra 20, arrivato a 37, beh, poco sotto l'S&P 36 qualcosa, però anche qui c'è stato un'escalation di volatilità enorme, che adesso è rientrata. Ve lo dico in altri termini. Sì. Quando il mercato americano deciderà di scendere, perché vuol dire che adesso il mercato scende meno di quello che la volatilità ci dice che dovrebbe scendere. Sì. Quando veramente toglieranno liquidità, attenzione, il mercato americano, quando la volatilità scenderà e quando veramente ci sarà un tapering vero e riduzione di liquidità, guardate che il mercato americano scenderà molto di più di quello europeo, ma molto di più. Questo ci sta dicendo la volatilità, per chi la sa leggere. Adesso non è ancora il momento, ma quando scenderà, la volatilità ci dice che sull'America la paura è pronta a salire molto più rapidamente. E quindi il Nasdaq e l'S&P, ma soprattutto il Nasdaq, farà, l'Europa farà meno 2, meno 3, ma il Nasdaq farà meno 5 in un giorno, meno 6 e così via. Non è il momento però adesso, perché secondo me il rally di Natale è già partito, anzi in realtà è già partito all'inizio ottobre, ma è ripartito all'inizio dicembre, col benestare della Fed, perché le voci sono quelle. Andiamo a vedere ieri cosa è successo come news, ve lo prendo. Ieri, se non sbaglio, c'era la banca centrale del Canada, esattamente, che seguendo quello dell'Australia ha mantenuto i tassi, adesso non lo sto trovando. Sì, sì, 0,25. Esattamente, come l'Australia. Questa è una telefonata per gli operatori, sì. Una telefonata che volevano avere. Non tanto i tassi che non li toccavano, figurati perché in Australia vanno a toccare i tassi, certo, pandemia, ma il tapering. Nessuno dei due ha ridotto l'acquisto di bond, nessuno dei due. E questa è la telefonata che Mr. Powell farà questi 15. Non toccherà probabilmente niente, non farà niente, quindi liquidità ancora abbondante e quindi il natalizio è pronto, servito sul piatto. Quindi vai controcorrente, perché tutti insomma scrivono che con ogni probabilità ci sarà un aumento del tapering, no? Raddoppierà, sì, il ritmo da 15 a 30 miliardi. Io peraltro, mentre ti ascoltavo, con un occhio stavo leggendo un approfondimento su un quotidiano americano in cui viene massacrata sostanzialmente la politica DJ Powell, in particolare Joseph Lavorgna, che è capo economista per le Americhe presso Natixis ed ex capo economico e nazionale sotto l'ex presidente Donald Trump, quindi adesso insomma capisco anche, diciamo, la violenza dialettica che usa. Dice: per noi nel linguaggio di mercato la Fed ha comprato al massimo e venduto il minimo, che poi è esattamente l'opposto di quello che ci si aspetta sui mercati, denunciando, diciamo così, decisioni troppo brusche, troppo bruschi i cambi di direzione da parte della Fed, in riferimento a quanto poi detto da Powell, che appunto alla fine ha ammesso che la transitorietà dell'inflazione non è più tale. Ti ho dato qualche spunto in aggiunta, Eugenio, se vuoi commentare e concludere insomma il ragionamento che facevi prima. Vorrei spiegare cosa ha detto questo economista quando si riferisce a comprare alto e vendere basso. Se riferisce ai bond americani, che con un'inflazione in crescita dovranno intervenire, quindi loro stanno continuamente sostenendo il bond. Perché vi faccio vedere il T-note, perché vi faccio vedere il rendimento, perché okay, è una cosa completamente fuori di senno, completamente. Rende l'1,5 con l'inflazione che è al 4 e passa, è questo solo perché la Fed lo acquista, solo perché addirittura, guardate, quando c'è la paura, un po' di paura, addirittura è sceso il rendimento. Scende. Con l'inflazione che rimane, è un nonsense economico, è un nonsense. Questo se lo può permettere solo chi può stampare denaro. Se me lo fa Ossel facesse questo, io lo direi. Se mi facesse questo, se lo fai con il banchiere centrale, Ossel non stampa denaro, in realtà parzialmente, come se lo potessero fare, ma questo ve lo spiego un'altra volta. Sì. La banca centrale di fatto stampa denaro, lo crea dal nulla, crea valore, non è giusto dire valore, non mi viene la parola giusta, però crea qualcosa che viene considerato valore dal nulla. Certo, io posso comprare quanti più titoli o obbligazioni tu vuoi vendere, perché li compro con denaro che io stesso creo. Esattamente, e una banca centrale non può fallire.
ci siamo dimenticati questo, il bilancio della banca centrale non è la partita doppia, dare avere, non deve dare dividendi, non deve come si dice, stare a fare calcoli sulle performance. Ecco, la banca centrale non deve fare questo, non ha un bilancio uguale agli altri e quindi può farlo, però dal punto di vista economico è veramente una castroneria. Ha ragione questo capo economista, ha perfettamente ragione, e sicuramente questo peserà, ma tanto non fallisce, vorrà dire che pagherà questi tra virgolette errori stampando altro denaro, evidentemente. Cioè, siamo, detto in altri termini, cos'è che voleva dire? Siamo in una spirale in cui le banche centrali non potranno ridurre la quantità di denaro. Non potranno farlo. O lo potranno fare solo molto, molto. Cioè, ricordiamoci, adesso siamo in espansione monetaria. Riduzione monetaria vuol dire riduzione, cioè togli denaro. Ecco, le banche centrali potranno azzerare il tapering, quindi non immettere nuovo denaro, ma non toglierlo. Cioè, il denaro che c'è ormai in giro non verrà ridotto, anche se è completamente, è una quantità enorme, una quantità fuori controllo. Ed ecco perché il Bitcoin salirà. Oh, eccoci qua, e volevo infatti venire al Bitcoin, dato che sostanzialmente nel weekend abbiamo assistito a questo calo molto forte, insomma fino ai 40.000, poco sopra i 40.000, adesso si è riportato a ridosso dei 50.000, pur in perdita del 2,14%. C'è chi prevede anche un ulteriore calo, un ulteriore crollo fino ai 30.000, se non addirittura ai 20.000. Invece mi pare che di capire dalla finale della tua riflessione precedente, invece, che dal tuo punto di vista, insomma, siamo pronti per un ulteriore attacco verso, non so se i massimi o magari verso i 60.000? Allora, per me deve ancora star lì un pochettino. Non so, queste persone che dicono 20.000 sulla base di che, poi, scusami, perdonami, se sta nel campanello, devo aprire, ritorno subito. Vai, vai, apri pure il campanello, noi tanto non ce ne andiamo, anche questo è il capita in diretta, regia, torniamo magari in studio, eccoci qua, stiamo per sentire Eugenio sul fronte del Bitcoin, $49.400 in questo momento, sta consolidando a metà di quella candela piuttosto particolare, con tanto di ombrone che dai 49.003 è scivolato fino ai 41.100 circa. Siamo a metà, siamo proprio là dove naviga la media mobile 200 periodi, e il Bitcoin, insomma, quel forte calo per molti ha un significato doppio, nel senso che non siamo ancora pronti per valutare il Bitcoin come diciamo bene rifugio. D'altra parte c'è anche quel timore che, insomma, quanto stiamo per osservare attraverso la Fed, la stretta sulla valuta digitale in primis, ma anche sul tapering e quindi sul costo del denaro, che è destinato a aumentare quando il tasso di interesse verrà ritoccato al rialzo. E allora, insomma, ci sono arrivate diverse spiegazioni su questo calo del Bitcoin, che poi in realtà è stato riassorbito subito, perché si ritrova a ridosso dei 50.000, e se guardiamo anche semplicemente dove eravamo a luglio, a quest'estate 2021, in area 30.000, insomma, non siamo mica in una fase di debolezza della criptovaluta. Credo sia tornato, Eugenio, sento dei rumori. Sì, dovevo consegnare delle cose, dovevo aprire per forza. No? Beh, ci mancherebbe. E allora, no, stavo dicendo, secondo me potrebbe rimanere lì, perché ve lo dico dal punto di vista ciclico. È sì? Iniziato qua. Il 22-21 settembre. Questi cicli durano mediamente 3 mesi, quindi ottobre, novembre, dicembre, secondo me potrebbe trovare un minimo, che non aspetto particolarmente importante, potrebbe essere prima di Natale o anche la prossima settimana. Poi mi aspetto un recupero, ma non mi sento di poter dire adesso noi massimi, ma che si ritorni a 60.000 con questa nuova ripartenza, che mi aspetto magari anche qui dalla Fed in poi. Sì. Ci potrebbe comunque andare 60.000 o poco sopra 60.000. Poi, per andare a fare nuovi massimi, ci vuole qualche news che la spinga, ovviamente. Qualche Elon Musk o chi per lui che... Sì. Oppure che c'è la voce che finalmente quotano degli ETF con sotto il fisico. Ok. Così, non con il future. Quello potrebbe essere una buona notizia. E l'inflazione,
perché io onestamente, quando mi dicono che Ethereum è deflattivo, io dico va bene, che adesso con il nuovo, con Ethereum col 2.0 riducono il numero di Ethereum in circolazione, però questi hanno cambiato idea 3-4 volte nell'arco della vita. Bitcoin ottobre 2008, non mi ricordo se era già nell'ottobre 2008 che aveva scritto così, vabbè, diciamo quando è uscito il paper di Satoshi Nakamoto, che era l'ottobre del 2008, 21 milioni si è parlato e 21 milioni saranno. Quindi se veramente vogliamo trovare una criptovaluta deflattiva, questa è quella giusta. Questa è quella giusta. E visto che non c'è exit strategy per le banche centrali, come ho spiegato molto velocemente, un po' di inflazione ci rimarrà in giro. E se invece le cose vanno male, ci potrebbe essere un'inflazione addirittura galoppante. Tra l'altro, visto che abbiamo ancora pochi minuti, credo, sì, c'è una cosa importante, un dato economico che non mi ricordo se è uscito ieri, che magari molti trascurano, ma non è un dato invece da trascurare, che sono i lavori non coperti. I JOLTS o JOLT. Esattamente. Che se andiamo a vedere, dali qua, non è una cosa da poco per la questione dell'inflazione. Perché? Era un dato alto, oltre le attese, mi pare, e oltre anche il dato precedente, sto andando a memoria. Guardate che roba, questi sono lavori non coperti. È il massimo. Io qui i dati ci sono solo dal 2000, ma non siamo sui massimi, siamo su massimi stratosferici. Quindi qui vuol dire che c'è ancora gente che o vive di sussidi e quindi rifiuta i lavori, dice vabbè mi basta, oppure comunque non si riesce, cioè c'è talmente tanta offerta che non è, c'è talmente tanta domanda che non viene coperta dall'offerta. Questo ha un solo risultato finale, inflazione. Perché se tu vuoi una persona che lavori per te e non la trovi, vai a pagarla di più e la cerchi da un altro. Ecco, questa è tutta inflazione che arriverà ulteriormente. Ecco, quindi l'inflazione non è affatto sotto controllo e quindi probabilmente potrebbe aumentare. Faccio vedere anche a livello di inflazione il Baltic Index, che è vero che è sceso, ma dal 18 novembre è tornato a salire. Vi faccio vedere un altro indicatore di inflazione, che è quello, il World Container Index. Questi dati sono fino a metà novembre. È vero che sta scendendo, però il World Container Index prendiamo inizio del 2000, era intorno a 1200 e è arrivato a 10.377, cioè quasi 10 volte tanto, e rispetto all'inizio anno, andiamo a prendere gennaio, è ancora su livelli doppi rispetto all'inizio gennaio del 2021. E quindi, cioè, qui inflazione sì, magari rallenterà, ma sarà sempre alta. E per cui, al di là del Bitcoin, cioè dovranno tenerne conto anche gli operatori finanziari su dove mettere i soldi. Ed ecco perché Unicredit piace molto, perché darà dividendi che sono ben sopra l'inflazione, ben sopra, e quindi andate a salire, fate questo lavoro sotto Natale, andate a cercare tutte le società che possono dare dividendi molto sopra l'inflazione, ecco, quelle saranno pesantemente comprate dai gestori. E a proposito di inflazione, lo abbiamo ricordato anche in apertura di diretta stamattina alle 9, è arrivato quello della Cina che insomma supera il 2% e torna ai massimi che avevamo osservato insomma a metà del 2020, e poi l'inflazione preferita di Eugenio, cioè l'indice dei prezzi alla produzione sempre in Cina, 12,9% sotto il 13,5% di ottobre, ma comunque una percentuale sicuramente ancora una volta molto importante. Parliamo di Cina questa volta, con un flash, Eugenio, che è mezzogiorno. Sì, no, rimane, cioè, capite che c'è qualcosa che non quadra, se c'è il 12 da una parte e il 2,5 dall'altra, cioè, o sono taroccati questi numeri, oppure forse ci sono degli imprenditori che devono andare a fare scuola di imprenditoria, perché non puoi accollarti tutta questa inflazione, cioè se il 2,5 va
è quello al consumo e tu paghi 12,5, almeno il 4-5% devi passarlo al consumo, non puoi tenertelo tutto tu incamerato. Poi però, altra cosa della follia dei mercati, dato di ieri, il PIL sul Giappone meno 3,6. Ah sì, in contrazione, certo. E giustamente ieri il Giappone è salito, no? Perché è salito? È perché così c'è ancora liquidità delle banche centrali, no? Oppure, visto che il Giappone trucca le carte, oppure la banca centrale giapponese, che è quotata alla borsa giapponese, ma compra gli ETF sul Nikkei e anche sul Topics, ha detto, beh, ok, visto che esce questo dato negativo, dai, compriamo qualche miliardino di yen sul mercato e teniamolo su. Ormai è una PlayStation, il mercato finanziario è sempre più vicino a una PlayStation. I mercati un po' più equi sono le criptovalute, quelle più grosse, e parzialmente un certo numero di mercati delle commodities, perlomeno quelli non in mano ai derivati. Il mercato, il resto, i bond e azioni, è PlayStation. E ci salutiamo così, insomma, con questa definizione finale sui mercati da parte di Eugenio, investimentivincenti.it, per seguire da vicino la sua operatività. Grazie Eugenio, buon proseguimento e alla prossima. Alla prossima, grazie a tutti, ciao Giacomo.